Moltissime persone si chiedono cosa facciano i vegani dei loro vecchi capi in pelle, seta o lana. Continuano ad indossarli? Li buttano? Che ruolo ha l'etica per il guardaroba? La realtà è che non c'è un'unica risposta a queste domande. C'è chi continua ad utilizzare giacche di pelle, vecchi maglioni di lana o scarpe di cuoio fino alla loro usura, per ambientalismo e sostenibilità. Chi invece non riesce a tollerarne il loro utilizzo né il loro possesso. Nessuna delle due scelte è giusta o sbagliata di per sé ed è da rispettare in ogni caso. D'altronde è etico utilizzare un indumento senza sprechi ancora in buone condizioni, ma dall'altro è altrettanto giusto che i nostri vestiti rispecchino una scelta etica totalizzante come quella vegan. Attenzione però, liberarsi dei vestiti di origine animale non significa per forza buttarli o generare spreco. Gli indumenti si possono regalare, donare o vendere per acquistarne di più etici e sostenibili senza impattare troppo sull'ambiente. L'importante, mai come in questo caso, è prima di tutto sentirsi bene con la propria scelta etica. Dopodiché, fare quello che si può con i mezzi che si ha. Il fine ultimo è la salvaguardia degli animali non umani. Le modalità per arrivare a questo traguardo sono diverse ed è giusto che sia così.